Allora, questo è il campo. Qui è il corner, tanto per orientarsi, no? Quindi abbiamo quelli che io sono riuscito a vedere agosto, sono 1, 2, 3, 4. Poi abbiamo questo un po' piccolo ma interessante. Dopodiché ci sono questi altri due che sono un po' più lontani. È interessante. Poi abbiamo assolutamente il G6. Questo l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, finché le corde vi si sono arrivate, poi dopo abbiamo abbandonato, ma ancora un po' andava. Questo è sempre stato interessante, il G6 è sempre stato... Avevamo fatto profondissimo. Qui avevamo fatto le riprese con la BBC, e poi io e Pippo siamo stati a fare una punta qui da soli, e vabbè, senza noi... Dove andiamo con Leo pure, mi pare. Sì. Buonasera e benvenuti a Lux in Tenebris. Apriamo questa puntata dal ghiacciaio del Gorner. Siamo nel versante svizzero del Cervino. Insieme a noi questa sera c'è Alessio Romeo, speleologo ed esperto di speleologia glaciale. Alessio, qui è stato allestito un campo internazionale. C'è gente che proviene da paesi stranieri, da un po' tutte le parti d'Italia. Ci spieghi che cos'è la speleologia glaciale e qual è soprattutto lo scopo di questo campo internazionale? Allora, la speleologia glaciale è una branca della speleologia che si occupa delle cavità che si formano all'interno dei ghiacciai. Spiegheremo meglio magari più avanti quali sono i ghiacciai interessati da questo tipo di fenomeno. È un'attività abbastanza recente, nonostante ci siano stati i primi tentativi già alla fine dell'Ottocento di entrare all'interno di questi inghiottitoi nei ghiacciai. Attualmente abbiamo un po' in tutta Europa una parte di speleologi che si sono appassionati a questo tipo di attività, che non è soltanto divertimento, ma spesso sfocia in ricerca e in attività proprio di studio dei fenomeni glaciali sui nostri ghiacciai alpini o mondiali addirittura. E finalmente, dopo tanti anni di campi che abbiamo allestito su diversi ghiacciai d'Europa, ma anche mondiali, Patagonia e Groenlandia, ho deciso di organizzare insieme a Francesco Sauro un campo internazionale, un campo che permettesse uno scambio fra speleologi di diversi paesi europei. Qui abbiamo inglesi, arriveranno francesi, svizzeri, e non è solo un'occasione di scambio fra speleologi, ma ho voluto attirare l'attenzione anche di molti ricercatori europei che potevano in qualche modo essere interessati ad un affiancamento a un'attività di speleologi, perché comunque la nostra attività permette di raggiungere le profondità del ghiacciaio in modo molto veloce, sicuro, e quindi fare degli studi, dei campionamenti all'interno del ghiacciaio stesso, ed è una buona occasione per loro forse per scoprire che questa attività può essere utile per ricerche nel loro campo. I ghiacciai sono in regressione, soprattutto i ghiacciai alpini, purtroppo questo lo sanno tutti. Come la speleologia glaciale può aiutare i glaciologi e i ricercatori a capire meglio questo aspetto anche drammatico a volte? Ma in realtà sono già moltissimi anni che la speleologia dà un contributo alla glaciologia, tant'è che molti glaciologi si sono avvicinati a questa attività, se appassionati di montagna e se interessati e non spaventati da questo tipo di attività, sfruttano questa capacità di entrare direttamente a osservare il ghiacciaio dall'interno, e quindi praticano questa attività, come molti miei amici, a livello addirittura professionale. Come puoi farlo? Benissimo, l'osservazione delle acque interne di un ghiacciaio è molto più diretta quando si possono direttamente osservare dall'interno. Il ghiacciaio del Gorner è un ghiacciaio alpino,
composto, che è formato da più ghiacciai, diciamo il vero ghiacciaio Gorner è molto piccolo ormai, sta alle mie spalle ed è veramente in via di scomparsa. Il ghiacciaio del Grenz è il maggiore ed è una lingua di oltre 10 km. Arriva, parte dai 3.700 metri e arriva fino ai 2.000 metri di quota. È un ghiacciaio che per noi speleologi ha delle caratteristiche fantastiche perché si formano degli enormi fiumi sulla sua superficie e questi fiumi vanno poi a gettarsi in ghiottitoi, in fratture e diventano delle grotte bellissime. Il riscaldamento globale, come sappiamo, porta alla riduzione dei ghiacciai, ma non è solo questo il fenomeno che più ci preoccupa. La riduzione dei ghiacciai porta spesso anche all'accumulo di acque di fusione all'interno del ghiacciaio. Spesso questi si formano dei grossi laghi oppure delle sacche interne. Non si sa mai quando queste sacche si formano e soprattutto non sappiamo mai quando vengono liberate dal ghiacciaio. E questo può avvenire all'improvviso. È uno dei fenomeni che più preoccupa i ricercatori, i glaciologi e in generale tutte le persone che vivono a valle di un ghiacciaio. Questo ghiacciaio per adesso non ha mai dato questo tipo di problema, ma ha avuto un enorme lago a monte, e, un lago di contatto, di confluenza, che arrivava e superava anche i 3 milioni di metri cubi. In primavera si formava, i primi di luglio, non erano date ovviamente sempre regolari, però la maggior parte delle volte i primi di luglio in soli 3 giorni si svuotava. L'acqua passava al di sotto del ghiacciaio, raggiungeva la fronte e poi da lì si metteva nel fiume Gornera e passava attraverso Zermatt. Gli svizzeri sono ormai organizzati dagli anni 60, conoscono il fenomeno, hanno avuto più e più distruzioni della cittadina e delle strutture come ponti, per esempio, presso la cittadina e quindi si sono organizzati. L'acqua viene catturata per la maggior parte alla fine del ghiacciaio, viene convogliata in una grande diga e lì la usano per, come per tutti i ghiacciai di questa zona, per l'energia elettrica. Quindi diciamo che il problema è stato superato. È però un fenomeno molto interessante perché comunque queste gallerie da cui l'acqua passa erano uno degli scopi principali anche di questo campo. Quest'anno il lago non si è formato. Quindi è un altro mistero da risolvere. Diciamo che se ne ha notizia addirittura dalla metà del Settecento e quindi diciamo, non siamo stati molto fortunati perché proprio quest'anno non si è formato. Allora, questo è quello più vicino. Abbiamo anche questo da visitare, qua sarà dietro. Piccolo, però secondo me, io ci andrò, mi interessa. Grandi sono anche qua, quindi i fiumi. Sopra lì. Qua sopra, là dritti a noi, poi ci sono queste sono le coordinate GPS in coordinate svizzere, quindi va, è meglio se modificate tutti i vostri GPS se ce li avete. GPS 84, sì, sì. Lo converti a casa, una volta che ti fai la conversione non ti interessa, è solo che io l'ho fatta così perché poi dovevo dirgli qualcosa all'elicottero e allora ho detto boh. E questo è vicinissimo, però c'ho scritto interessante. E c'è stato anche nel 2012 Robin con gli inglesi, mi ha detto che c'è una grotta di contatto qua, molto bella, che andava, loro si sono fermati ma andava. Questo è un mulino molto grande, però è sempre del 2009. E poi abbiamo un fiume qua che io poi ho abbandonato perché ho tagliato qua, ho fatto il giro qui sperando di vedere delle gallerie. Qui c'è il fiume che entra dentro ma non sono sceso, per abbastanza complicato. Poi sono rimontato qui, ho beccato questi fiumi e ce n'era uno che aveva una marea di acqua e scendeva giù. Non ho idea se si infila in un mulino o no, però tanto un giro io lo rifarò, voglio farmi tutto il giro di nuovo. Questo è quello che ho visto io in un pomeriggio. Questo l'ho fatto la mattina perché ho sceso tutto il ghiacciaio. Questa è la fine del ghiacciaio oggi. E vabbè, insomma ragazzi, qui ce n'è di roba da fare. Va fatta per bene. E rilievo, speditivo ovviamente, perché sono tutte grotte effimere, però mi interessano le direzioni delle fratture principali.
e come va a finire il meandro sotto. Ovviamente ci avremo, penso, un pozzo iniziale, poi io devo capire se sta sulla stessa frattura o se prende direzioni diverse. Poi io vengo e mi prendo le temperature. Prende i campioni. Devo prendere i campioni, ma devo decidere in quale mulino. Ne voglio fare uno bello in cui si fa un bel rilievo, si fa il campionamento per gli isotopi, si fa il campionamento per le bestioline, temperatura, foto. La speleografologia non ha molto senso se non è accompagnata da ricerche scientifiche. Siamo in un ambiente appunto in via di estinzione ed è un ambiente ricco di informazioni per la scienza. Il ghiacciaio, scendere all'interno di un ghiacciaio significa tornare indietro nella storia, quindi recuperare informazioni relative al clima, ad eventi del passato. È un po' questo il futuro che vorrei dare alla speleografologia e alla mia attività nei ghiacciai. Ho studiato durante la mia tesi l'evoluzione dei mulini, conosco moltissimo di quello che è la struttura e l'evoluzione delle strutture interne dei ghiacciai, quindi credo che sia arrivato il momento di far intervenire altri ricercatori, altre scienze che possano utilizzare la nostra abilità per ottenere informazioni. Ho affiancato spedizioni francesi in Groenlandia, dove biologi hanno iniziato a studiare già una decina di anni fa depositi di minerali sulla superficie dei ghiacciai, ma anche all'interno dei ghiacciai. Questi piccoli depositi di minerali contenevano alghe verdi, contenevano esseri estremofili, cioè abituati a vivere a temperature e in situazioni estreme. Quindi si sono aperte delle nuove porte di ricerca, si sono aperte delle nuove possibilità di dare un contributo allo studio non solo della biologia, ma anche del nostro pianeta e della storia del nostro pianeta. Conoscendo quella avremo più chiaro anche un po' il nostro futuro. Allora, vabbè, la pozza d'acqua qua dietro non durerà per molto, quindi bisognerà prenderla meglio dai fiumi perché scorrono. E quindi, vabbè, ve l'ho già spiegato, le due brocche per riempire le quattro taniche. Le mettiamo fin dalla mattina sulle rocce perché se c'è il sole scalda l'acqua, quindi passare da 0 a 100 gradi per fare la pasta è diverso da 15 a 100 gradi. Questo va fatto la mattina, se me lo ricordo lo faccio io, se qualche buon'anima... No, beh, cerchiamo di farlo tutti infatti, insieme. Ora, se fa freddo la mattina sarà un'impresa, quindi casomai ce le portiamo vicine al ghiacciaio, di ritorno dai mulini facciamo il pieno. Per il cibo, per la colazione, la roba è qui. È chiaro, e se uno ha fame non è che deve morire, aspettare che io do il via a un cuoco o io mi metto a cucinare, nel senso, parliamone e mangiamo. E i materiali tecnici, quindi corde, moschettoni, viti, materiali collettivi, cerchiamo prima, se parte una squadra qua, di contare quanta roba c'ha, sì. E poi quando torna indietro di ricontare, che non perdiamo materiale, ce lo mette tutto la venta e, insomma. Domani che idea avete? Intanto ve lo chiedo a voi, perché partire subito la mattina, direi, non è detto che si riesce a arrivare in una zona che si è, però uno ci prova, quindi l'orario lo decidete voi e i gruppi ugualmente li decidete voi. Io non andrei oltre le quattro persone, a meno che non ci sia un quinto inesperto che scende e non scende, nel senso è fattibile, non è fattibile, è fossile, non è fossile, ma non più di quattro.
perché poi vi diventa lunga la progressione, vi trovate tutti e quattro in fondo, attacca l'acqua e... Secondo me tre persone l'ideale è una quarta... Sì, era solo per non avere troppo materiale in giro. Ci sono circa 500-600 metri di corda, quindi sono quattro squadre tranquille, abbondanti. Chiodi ce n'è 53, più tutti i chiodi, 5 chiodi esterni enormi, quindi quelli ne metti uno e fine. Partenza. E c'è una 200 che andrà tagliata. Secondo me domani è da fare una cosa leggera, cioè nel senso... Ma diciamo che... Preparare i materiali qua, a partire con delle squadrette già magari su questa zona qua vicino, con un po' di con un po' di materiale. Si prova a scendere quello che si può provare a scendere, si individuano gli altri intorno e semmai magari la sera torniamo su, su quelli che sono più interessanti, una notte insomma. Sì, vediamo lo scorrimento domani mattina. Se qualcuno ha già un'idea, se qualcuno ha già un piano, il mulino, che sia organizzato per l'ora giusta che lui ritiene, e le corde ci sono, le viti ci sono. Ok. Io ho dentro una corda da 30 e delle viti. Max ha anche lui una decina di viti con moschettoni e loro, l'altra squadra, hanno comunque delle corde e altre viti e moschettoni. Quindi abbiamo materiale per due squadre. Niente, 91-115 quando siamo ancora in basso, quindi dobbiamo andare ancora più avanti. Paolo, siamo finalmente arrivati al mulino, siamo partiti presto, questa mattina evidentemente, sì. Lo scorrimento idrico è a quest'ora è assente, l'acqua è gelata e quindi siamo pronti a iniziare l'attrezzamento e a scendere e a vedere cosa c'è sotto. Esatto, infatti siamo partiti molto presto, così non abbiamo più scorrimento idrico, ovviamente la temperatura è molto bassa e quindi ci permette di esplorare questi mulini glaciali attivi, quindi sono continuamente alimentati dall'acqua, ma appunto l'orario molto presto ci fa ben sperare che appunto possiamo scendere ed esplorare il mulino senza alcun problema. Abbiamo trovato questo mulino glaciale attivo, siccome c'è troppa acqua non possiamo scenderlo e quindi lo abbiamo messo in sicurezza, quindi lo abbiamo disgaggiato, abbiamo tolto le pietre pericolanti sulla verticale e adesso Francesco si calerà dentro per dare una prima occhiata per vedere se è possibile esplorarlo poi in un momento quando la temperatura sarà molto molto più bassa. Ragazzi, qua il mulino continua orizzontalmente, non si vede il fondo, però scorre lungo l'altezza del fiume, quindi è tutto bagnato. C'è un traverso orizzontale di 10 metri proprio dove scorre il fiume, dopo gira drasticamente di 90 gradi a sinistra. Io posso provare ad andare a vedere cosa c'è in fondo?
Facile! Il mulino qui sotto è bellissimo, continua orizzontale seguendo il flusso dell'acqua per una cinquantina di metri, tutto a meandri. È perfettamente camminabile, si arriva fino a un'altra uscita, si vede la luce dall'altro e in fondo continua, abbastanza stretto, ma si riesce ad andare avanti ancora. Il mulino è molto bello, qua sotto è molto promettente, continua orizzontalmente seguendo il flusso del fiume che però al momento è molto alto. Sembra però che abbiamo trovato la grotta giusta in cui tornare questa notte, quando ci sarà un livello dell'acqua più basso e ci permetterà di camminare liberamente lungo il suo percorso. Percorrendo il ghiacciaio non è difficile incontrare delle cavità che si sono completamente allagate. Il ghiacciaio ha un suo movimento, una sua vita, e per cui spesso le acque non vengono assorbite, queste fratture si richiudono, l'acqua non è più assorbita e rimane finché la stagione non diventa fredda, quindi rigela, e sarà acqua priva di ossigeno, acqua quindi trasparente con un bellissimo colore l'anno prossimo, di cui potremo godere magari se un mulino si presenterà proprio nella stessa zona. Vi sono poi un'enorme quantità di pozze d'acqua, molte più rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa, probabilmente ha la copertura di sedimento, quindi polveri, minerali di colore più scuro si concentrano in varie zone e queste sono più soggette a scaldarsi, quindi aumentano la fusione del ghiaccio in quel punto, diventano poi un accumulo di acqua, di fusione, diciamo, dell'area. I mulini di per sé hanno ovviamente una vita che può essere di anni, ma alcune volte anche di alcuni mesi, oppure semplicemente stagionale. La loro migrazione verso valle con il movimento del ghiacciaio ne denota la scomparsa, ma in alcuni casi poi è proprio lì, nello stesso posto, che il mulino si ripresenta l'anno successivo. Quindi sarà nuovo, sarà piccolo, crescerà durante la stagione estiva e finché non verrà poi da noi visitato, se possibile, in autunno.